Positivismo, chiaramente il movimento neopositivistico trae, a parte il fatto che viene denominato in diverse maniere, si parla di neopositivismo ma anche di neoempirismo, empirismo logico, positivismo logico, comunque rimaniamo fermi alla denominazione di neopositivismo. Il sostantivo neopositivismo ovviamente fa riferimento al positivismo ottocentesco. Non bisogna però pensare che il neopositivismo sia una semplice riproposizione del positivismo ottocentesco, cioè sia un semplice rinnovamento del positivismo ottocentesco. Ci sono analogie ma anche importanti differenze fra il positivismo ottocentesco e il neopositivismo novecentesco. Alcune analogie e alcune differenze. Senza dubbio l'equazione, l'identificazione di scienza e conoscenza, che era uno dei motivi forti del positivismo ottocentesco, vedi Comte per esempio, viene riproposta dal neopositivismo novecentesco, in termini ancora più netti. Non c'è alcuna forma di conoscenza che esuli dalla scienza, ogni conoscenza è di per sé scienza, non esiste conoscenza di fuori dalla scienza, questo è un tema che ritroviamo nel neopositivismo. Un altro tema fondamentale del positivismo che passa anche nel neopositivismo è il riferimento ai fatti, all'empiria, all'esperienza possibile, come orizzonte della scienza e come terreno su cui la scienza stessa si edifica. E anche questo è un tema che troviamo nel positivismo e che troviamo in maniera però più problematica anche nel neopositivismo. Ciò che invece del positivismo ottocentesco non passa nel neopositivismo è la tonalità ottimistica. I positivisti ottocenteschi guardavano in termini di estremo ottimismo al progresso dell'umanità. Affermavano che l'affermazione dello spirito scientifico avrebbe determinato un progresso ineluttabile, un progresso in termini non solo conoscitivi, non solo di conoscenza, ma anche in termini ovviamente tecnologici e quindi un progresso dal punto di vista del benessere. Ricordiamo l'affermazione comtiana, scienza donde previsione, previsione donde azione, quindi il discorso scientifico deve avere una ricaduta tecnologica e quindi anche riverberarsi e riflettersi sul benessere dell'umanità, ma per i neopositivisti il progresso non è solamente progresso materiale ma anche progresso morale. Gli uomini miglioreranno moralmente, l'affermazione dello spirito scientifico determinerà anche un miglioramento morale dell'uomo. I neopositivisti non hanno questa fiducia ottimistica. I neopositivisti vedono bene il nesso scienza, tecnologia, benessere, però sulla scorta dell'esperienza storica, soprattutto della Prima Guerra Mondiale, non possono credere che di per sé il progresso scientifico e tecnologico sia garanzia di un progresso anche morale dell'umanità. La scienza di per sé non è garanzia della risoluzione di tutti i problemi economici e morali dell'umanità. La scienza certo può dare un contributo importante, i neopositivisti sono convinti che lo spirito scientifico che esige rigore, che esige chiarezza, potrà dare un contributo importante al progresso dell'umanità, potrà aiutare gli uomini ad emanciparsi dalle illusioni, ad emanciparsi da ogni forma di strumentalizzazione anche ideologica, però i neopositivisti non sono affatto certi che l'affermazione della scienza e dello spirito scientifico di per sé basti per condurre l'umanità verso orizzonti di ineluttabile progresso economico e soprattutto morale. Quindi sicuramente la tonalità fortemente ottimistica del positivismo ottocentesco non la ritroviamo nel neopositivismo novecentesco. I neopositivisti fanno, diciamo, della filosofia una riflessione sulla scienza, fanno della filosofia, si può dire, una epistemologia, anche se non tutti i neopositivisti accettano la filosofia, molti rifiutano di definirsi filosofi, Neurath per esempio lo rifiutava, altri invece Schlick accettava
uno spazio all'interno della riflessione sulla scienza per la filosofia. Comunque, uno dei primi problemi, uno dei fondamentali problemi che i neopositivisti affrontano è quello della demarcazione fra scienza e non scienza. Il criterio di demarcazione fra scienza e non scienza è per loro fondamentale e coincide con il criterio di demarcazione fra discorso che ha un significato e discorso privo di significato. Un discorso non scientifico è un discorso privo di significato. Ma appunto la domanda fondamentale è: qual è il criterio che ci permette di distinguere fra scienza e non scienza? Quindi la domanda è: che cosa distingue la scienza dalla non scienza? Quale criterio ci permette di demarcare, di distinguere discorsi scientifici da discorsi non scientifici? Sapete che i neopositivisti rifletterono molto su questo problema e inizialmente scelsero come criterio il criterio di verificabilità. Un discorso scientifico è tale se verificabile, una proposizione scientifica è tale se verificabile. In altre parole, una proposizione è scientifica se esistono delle esperienze, anche solo potenziali, che possano dimostrarne la verità. Quindi se una proposizione può essere dimostrata vera in base ad esperienze, e le esperienze ovviamente sono sempre esperienze empiriche, riguardano fatti registrabili, ebbene se una proposizione può essere dimostrata vera in base ad esperienze, questa proposizione è scientifica, se no non lo è. Apro una breve parentesi in riferimento al concetto di esperienza. A rigore l'esperienza è sempre un'esperienza di tipo empirico. I neopositivisti avevano molto a cuore questa necessità di definire molto bene quali siano le esperienze empiricamente ammissibili. Cioè cosa voglia dire appunto effettuare un'esperienza, ma soprattutto come si può comunicare un'esperienza agli altri. Per i neopositivisti si devono seguire delle procedure molto rigorose, stendere dei protocolli, registrare quello che si osserva attraverso dei protocolli, cioè attraverso delle procedure espositive rigidamente prefissate. Fra l'altro sorse anche se non l'abbiamo visto, ma ne faccio cenno per completezza, sorsero anche discussioni e divisioni all'interno del circolo sul linguaggio da usare, per alcuni il linguaggio di tipo fenomenistico, cioè io registro quello che vedo, registro le mie esperienze dirette, per altri invece il linguaggio corretto è quello fisicalistico, cioè devo esporre quello che vedo attraverso dei termini rigorosamente fisici e quindi con maggiore garanzia di intersoggettività. Comunque queste discussioni sulla costituzione dei protocolli testimoniano di come i neopositivisti fossero estremamente attenti non al generico riferimento della scienza all'esperienza, ma di come questa esperienza, che è propria dello scienziato, deve venire formalizzata, deve venire appunto illustrata, esposta e comunicata attraverso delle procedure rigorose chiamate protocolli. Chiusa la parentesi, torniamo al criterio di verificabilità. Ben presto i neopositivisti si resero conto che questo criterio non era soddisfacente per tanti motivi. Un primo motivo eclatante era questo: se il criterio di verificabilità fosse effettivamente un criterio di demarcazione fra scienza e non scienza, noi dovremmo escludere dalla scienza tutte le leggi scientifiche. Le leggi scientifiche sono di per sé proposizioni che non si riferiscono a fatti singoli, ma sono proposizioni universali e necessarie, o perlomeno universali, hanno un'estensione universale. Il che vuol dire che esse si riferiscono ad infiniti fenomeni e non ad un numero finito e limitato di fenomeni. Facciamo l'esempio della legge di gravitazione universale di Newton, che penso sia abbastanza conosciuta. Questa legge afferma più o meno questo: due masse si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale alle masse stesse ed inversamente proporzionale al quadrato delle distanze. Ebbene, una legge del genere non può essere limitata ad un numero finito di fenomeni, ma riguarda tutti i possibili fenomeni nello spazio e nel tempo. Quindi riguarda un numero infinito o perlomeno indefinito di fenomeni. Come è possibile verificarla?
solamente una ipotetica mente divina, cioè una mente che potesse simultaneamente avere presenti tutti i fenomeni nel tempo e nello spazio, potrebbe stabilire se questa legge è vera o no, proprio perché avrebbe presenti tutti i fenomeni, potrebbe quindi stabilire se questa legge vale effettivamente per tutti i fenomeni nel tempo e nello spazio, ma chiaramente la mente umana non è una mente divina. Per quante esperienze ed esperimenti possa compiere l'uomo, chiaramente il numero di queste esperienze e di questi esperimenti sarà finito. Ebbene, la verificabilità mette fuori gioco le leggi scientifiche. Cioè le leggi scientifiche paradossalmente non sono proposizioni scientifiche, stante questo criterio, perché a rigore non verificabili, in quanto la loro ipotetica verificazione, cioè la dimostrazione incontrovertibile della loro verità, richiederebbe infinite esperienze, cosa impossibile. Di fronte a questa impasse, di fronte a questa difficoltà, furono elaborati diversi tentativi di soluzione che non sto qui a enunciarvi a disporvi tutti. Alcuni dissero la legge scientifica potrebbe essere intesa non come proposizione di tipo conoscitivo ma come regola, ma questa cosa non sembrò funzionare molto. Popper dall'esterno propose lui la sua soluzione, che poi vedremo nel 1934, nella sua logica della ricerca in tedesco scoperta nella traduzione inglese scientifica, propose il criterio di falsificabilità come criterio di demarcazione fra scienza e non scienza, e fra poco ne parleremo. Successivamente nel 1937 Carnap propose nell'opera Testability and Meaning un diverso criterio, per la verità sarebbero due criteri, quello di confermabilità e controllabilità, però noi possiamo considerarli come sinonimi, quindi il criterio di confermabilità o controllabilità. Questo criterio può essere enunciato più o meno così: una proposizione è scientifica se esistono delle osservazioni, delle esperienze che mi permettano non tanto di verificarla, perché abbiamo visto che è impossibile, quanto piuttosto di controllarla, confermarla. Prima mi sono dimenticato di dire, torno indietro un attimo, apro una parentesi che si riferisce a quello che ho detto prima, che ci si rese conto presto che fra l'altro nessuna proposizione scientifica è verificabile. Non solo le leggi non sono verificabili, ma a rigore, fu proprio Carnap a scoprirlo, nessuna proposizione scientifica è verificabile. Perché anche proposizioni del tipo apparentemente più facilmente verificabili, del tipo su questo tavolo c'è un foglio di carta, a rigore non sono verificabili, perché per poter verificare che questo è veramente un foglio di carta, io dovrei trarre tutte le infinite implicazioni di questa proposizione. Se è un foglio di carta, allora reagirà così e così, sottoposto a certe stimolazioni di tipo fisico-chimico, dovrà reagire così, così, così. Le implicazioni della affermazione apparentemente innocua e semplice, questo è un foglio di carta, sono infinite. E allora io, per avere la verifica effettiva e incontrovertibile che questo è un foglio di carta, dovrei compiere infiniti esperimenti. Quindi addirittura Carnap affermò la verificabilità non solo non funziona per le leggi scientifiche, ma non funziona per nessuna proposizione scientifica, neanche quella che si riferisce ad un evento o a un fatto singolare. Chiusa la parentesi, torniamo dunque al Carnap di Testability and Meaning, che propone la controllabilità o confermabilità come criterio di demarcazione fra scienza e non scienza. Questo criterio appunto si enuncia così: se una proposizione è controllabile o confermabile, essa è scientifica. Ma cosa vuol dire che una proposizione è controllabile o confermabile? Vuol dire che esistono delle esperienze, degli esperimenti, che mi permettono di controllare, confermare, se essa è vera. Controllare e confermare non è verificare. Verificare significa avere una dimostrazione ultimativa, definitiva, incontrovertibile di una certa verità. Controllare e confermare no. Prendiamo per esempio il concetto di conferma. Se una cosa è confermata, vuol dire che sì, certamente la assumevo come vera prima e adesso ho qualche motivo in più per assumerla come vera, però non sono ancora giunto ad una certezza ultimativa. Cioè, questo è importante che lo capiate, il concetto di verifica non è sinonimo del concetto di conferma e neanche di controllo. Quindi in questa seconda versione del criterio di demarcazione abbiamo come implicito questo tipo di idea. In fondo le proposizioni scientifiche sono proposizioni
di cui noi dobbiamo sempre pensare che in futuro si scopra la falsità, cioè non abbiamo mai la certezza assoluta della loro universalità e necessità. E quindi noi dobbiamo fermarci a concetti meno ambiziosi, quali quelli di conferma e controllo. Se una proposizione è controllabile, allora essa è scientifica. Se dico nel cassetto c'è una matita, questa è una proposizione scientifica, posso controllare, aprire il cassetto e vedere. E il fatto che io apro il cassetto e veda è una conferma di questa affermazione. Una volta richiuso il cassetto, questa affermazione avrà bisogno di un'ulteriore conferma e così vado avanti all'infinito. Le proposizioni scientifiche sono quelle che sono sempre passibili di ulteriori conferme e di ulteriori controlli. Se invece una proposizione non è controllabile empiricamente, non è confermabile empiricamente, se in altre parole l'esperienza non può dire nulla né pro né contro una certa proposizione, quella proposizione non è scientifica. Questo diciamo che è la conclusione a cui giunse, per così dire, il dibattito interno al Circolo di Vienna sul tema della demarcazione fra scienza e non scienza. Apriamo una parentesi e chiamiamo in gioco Popper, così il percorso tematicamente parlando diventa più omogeneo. Popper nel 1934 propose un diverso criterio, il criterio di falsificabilità, che tradotto in termini semplici suona così: una proposizione è scientifica non in quanto verificabile, ma in quanto falsificabile, se è falsificabile. Cioè una proposizione scientifica, se io posso anche solo immaginare delle esperienze che la falsifichino, cioè che dimostrino la sua falsità. Attenzione, come funziona il meccanismo della falsificazione? Il meccanismo della falsificazione funziona così. Prendiamo una legge scientifica, un'ipotesi, una congettura. Per Popper le leggi scientifiche sono sempre congetture, cioè proposizioni che noi assumiamo provvisoriamente come vere, ma di cui non avremo mai la garanzia ultimativa della verità, e quindi le chiamiamo congetture. Così come in matematica si chiama congettura una proposizione del tipo: dato un numero primo qualsivoglia, ce n'è sempre uno maggiore. È una proposizione che non potrò mai dimostrare, ma che io assumo come vera anche senza che la possa dimostrare. Ma torniamo indietro, congettura. Una legge scientifica è una congettura, un'ipotesi. Da quella congettura, da quell'ipotesi, io traggo delle conseguenze. Delle conseguenze di tipo osservativo. Se è vera X, la mia legge, dovrà accadere questo, questo, questo e quest'altro. Ebbene, queste conseguenze a livello osservativo, queste previsioni, detto in termini semplici, vado poi a vedere se si verificano o meno. Attraverso l'esperimento io metto alla prova la mia ipotesi, andando a osservare se le previsioni dedotte necessariamente dall'ipotesi corrispondono ai fatti o non corrispondono ai fatti. Se i fatti smentiscono le previsioni, cioè se le previsioni sono difformi dai fatti, ovviamente il fatto falsifica l'ipotesi. Sulla base di quale principio logico? Sulla base del principio logico per cui se da un'ipotesi deriva una conseguenza falsa, l'ipotesi stessa è falsa. Quindi se da X deriva il falso, sicuramente X è falso. Da un punto di vista logico però, qui non abbiamo una situazione simmetrica, perché se da X la mia ipotesi, la mia congettura derivano conseguenze osservative confermate dai fatti e quindi vere, allora io sono autorizzato a dire l'ipotesi è vera? No. Perché da un'ipotesi vera possono derivare conseguenze vere, ma anche conseguenze. Da un'ipotesi falsa possono derivare conseguenze vere, ma anche conseguenze false. Quindi, in poche parole, dovendo io partire sempre dalle conseguenze, se la conseguenza è falsa, dirò la premessa è falsa. Ma se la conseguenza è vera, io non avrò mai la garanzia che la premessa sia anch'essa vera, potrebbe essere falsa, dal falso può derivare il falso, ma può derivare anche il vero. In altre parole, non avrò mai la garanzia della verità, ma avrò la garanzia della falsità di una teoria. Dunque, afferma Popper, assumiamo la falsificabilità come criterio di demarcazione fra scienza e non scienza. Neanche criteri quali la controllabilità e la confermabilità per Popper vanno bene. Perché in realtà questi criteri partono dall'assunto errato che la verità sia una verità
la verità che noi possiamo conoscere sul mondo sia una verità in positivo, cioè controllabilità e confermabilità partono dall'assunto sbagliato, secondo Popper, che noi possiamo avere in positivo una conoscenza vera o che comunque si approssima alla verità sul mondo. In realtà, afferma Popper, la conoscenza vera che noi abbiamo del mondo è una conoscenza in negativo, cioè noi conosciamo con certezza e con verità come il mondo non è, mai come il mondo è. Nel momento dell'errore, nel momento in cui scopriamo falsa una teoria scientifica, noi abbiamo la sicurezza di avere saputo qualche cosa di certo su come il mondo, appunto, non è. E dunque egli propugna questo criterio, il criterio di falsificabilità, proprio ad evidenziare questo: nel momento della falsificazione c'è un reale incremento della conoscenza scientifica. Io so qualche cosa di più sul mondo, ma appunto sempre nella forma negativa del sapere qualche cosa di più su come appunto il mondo non è. Qui ci sono altri discorsi in gioco che per semplicità non enuncio, per esempio il fatto che Popper rifiuta la concezione probabilistica della scienza. I criteri di confermabilità e controllabilità portano ad una concezione probabilistica della scienza che Popper rifiuta. Per Popper una teoria scientifica che viene assunta come più valida non è più probabile delle altre, addirittura per motivi che non sto a spiegare è meno probabile. Comunque per tutti questi motivi Popper giunge a rifiutare sia il criterio di verificabilità prima che il criterio di controllabilità e confermabilità poi, e propugna il suo criterio di falsificabilità. Ma torniamo al neopositivismo. I neopositivisti non si limitano a istituire una demarcazione netta fra scienza e non scienza, ma attaccano in maniera molto dura il discorso metafisico come discorso privo di significato. Anche su questo Popper è in disaccordo con i neopositivisti. Vi ricorderete che Popper non accetta la stroncatura neopositivistica della metafisica come discorso privo di significato. Per Popper la metafisica ha un significato anche se non un significato scientifico, ma torniamo ai neopositivisti. Per i neopositivisti il discorso metafisico è un discorso privo di significato. Però per affrontare il tema neopositivismo e metafisica possiamo appoggiarci ai testi che abbiamo letto, perché in questi testi, in questi passi tratti dalla concezione scientifica del mondo del 29, che è un po' il manifesto del neopositivismo, il tema centrale è proprio questo, la distinzione, la demarcazione netta fra scienza e metafisica, che è anche una demarcazione netta fra discorso dotato di senso e discorso privo di senso. Allora, vediamo alcuni passi letti. Innanzitutto abbiamo visto il passo in cui si dice che ci si sforza di raggiungere concisione e chiarezza, si rigettano oscuri orizzonti e insondabili profondità. Per la concezione scientifica del mondo non vi è alcun enigma insolubile. Il chiarimento dei tradizionali problemi filosofici ci porta in parte a smascherarli come pseudoproblemi, in parte a trasformarli in problemi empirici e perciò soggetti al giudizio della scienza sperimentale. Per la scienza non esistono enigmi insolubili, non esistono problemi insolubili. Forse per la metafisica, anzi, togliamo il forse, questi problemi esistono. Del resto, da un punto di vista metafisico, le ricerche metafisiche sui problemi appunto metafisici non hanno mai condotto a nessuna soluzione. Qualcuno potrebbe pensare che i problemi metafisici non hanno avuto soluzione perché sono troppo profondi, sono problemi insolubili, sono degli enigmi che affannano da sempre l'umanità e che sempre affanneranno l'umanità, ma insomma enigmi costitutivamente insolubili. Non è così per i neopositivisti, si tratta in realtà di problemi o pseudoproblemi o problemi che possono essere risolti dal progresso della scienza. A che cosa alludono i neopositivisti? Facciamo un esempio di pseudoproblema, di un problema che non è di per sé un problema. Ci possiamo porre il problema: questo mondo è il migliore dei mondi possibili o il peggiore dei mondi possibili? Ha ragione Leibniz o hanno ragione, che so io, neoplatonici o gli stoici, affermando che questo mondo è il più razionale, è il migliore dei mondi possibili, riassume in sé il massimo di razionalità, armonia e bellezza? O ha ragione Schopenhauer, il quale dice no, questo mondo è il peggiore dei mondi possibili, non potremmo pensare a un mondo nel quale vi sia una somma maggiore di dolore? Beh, questo problema
per i neopositivisti, è uno pseudo problema, un problema improponibile, un problema che, come vedremo, nasce dalla confusione fra descrizione e valutazione. Non ha senso parlare del mondo in termini di bene o di male, di armonia o disarmonia, di caos o ordine. A parte che comunque del concetto di caos o di ordine si potrebbe dare anche una trascrizione matematica, ma insomma, di bellezza o, come volevano gli gnostici, di luogo quasi tetro, terribile. Non ha senso, questi sono pseudo problemi, sono problemi privi di senso. Problemi che la scienza non può risolvere, ma non può risolvere non perché sia un discorso di per sé limitato, subordinato ad un discorso superiore che è il discorso metafisico, ma perché mostra che sono problemi privi di senso. Ci sono però altri problemi che hanno, diciamo così, di cui si è occupata la metafisica e che la scienza può risolvere, almeno in linea di principio, se non in linea di fatto. Problemi che riguardano per esempio la costituzione della materia o la natura dello spazio e del tempo. Problemi che voi avete visto propri appunto non solo della fisica ma anche della metafisica. Ebbene, questi problemi, tradotti in termini correttamente scientifici, trovano nella scienza una loro soluzione. In poche parole, dei problemi metafisici non resta più nulla, viene fatta piazza pulita. Da una parte problemi che non hanno alcun senso, vengono semplicemente dissolti, e qui vediamo, come dire, qualche cosa che abbiamo già trovato anche in Wittgenstein, si tratta di dissolverli, di farli sparire. Dall'altra parte problemi che la metafisica ha mal posto possono venire recuperati, impostati in termini corretti dal discorso scientifico e possono trovare una soluzione nel discorso scientifico, possono o potranno. Se qualcuno afferma c'è un Dio, il fondamento primo del mondo è l'inconscio, eccetera, 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 noi non gli diciamo ciò che dice falso, ma gli chiediamo che cosa vuoi dire con queste proposizioni. Allora appare che vi è una netta demarcazione tra due tipi di proposizioni. Ad un tipo appartengono proposizioni come quelle che vengono enunciate dalla scienza empirica, il cui significato può essere determinato dall'analisi logica o più precisamente mediante la riduzione a più semplici proposizioni su dati empirici. Le altre proposizioni, alle quali appartengono quelle citate sopra, si rivelano vuote di significato, se le si prende nel senso in cui intendono i metafisici, detto in termini molto più semplici. Quando noi ci troviamo di fronte ad una proposizione del tipo c'è un Dio, ma attenzione anche alla proposizione negativa, non c'è un Dio, noi cosa dobbiamo dire? Dobbiamo chiedere cosa vuoi dire? Che cos'è per te Dio? È un oggetto che può rientrare in un'esperienza possibile? È un oggetto che può essere ricondotto a qualche esperienza possibile? Ci sono degli strumenti attraverso i quali è possibile evidenziare qualche proprietà di questa realtà che tu chiami Dio? Se è così, andiamo a vedere. Proponimi la tua teoria su Dio, proponimi tutte le implicazioni a livello osservativo e andiamo a vedere se poi effettivamente queste hanno riscontro nei fatti. Ma se per te Dio è una realtà totalmente metaempirica, che non può avere nessun riscontro a livello empirico, come appunto tutti pensano per lo più il concetto di Dio, beh, allora in questo caso che devo dire, che cosa possiamo dire dell'espressione c'è un Dio? Che essa non ha senso, non ha senso, così come l'espressione contraria non c'è un Dio. Questo non vuol dire a rigore che la fede non abbia senso, ma che non ha senso trasporre qualche cosa che appartiene all'universo del significato, all'universo del senso, all'universo del valore, dell'indicibile, avrebbe detto Wittgenstein, ecco, non ha senso trasporre qualche cosa che appartiene a questo universo nei termini della conoscenza. Una proposizione esiste X è una proposizione che deve avere una qualche forma di controllo empirico, una qualche forma di conferma empirica. Se noi diciamo esiste X, ma questo X per sua natura non è in alcun modo né controllabile né verificabile empiricamente, è come se dicessimo esiste un triangolo che ha quattro lati. La proposizione è completamente priva di senso, contraddittoria, perché la premessa esiste X implica che X debba avere una qualche forma di controllo empirico. Se poi diciamo che però X non può avere questa forma di controllo empirico, è come se dicessimo che esistono triangoli che non sono triangoli. Abbiamo una contraddizione in termini. La metafisica e la teologia credono, ingannandosi, che le loro proposizioni dicano qualche cosa o che denotino uno stato di cose.
L'analisi tuttavia mostra che queste proposizioni non dicono niente, ma esprimono semplicemente un certo stato d'animo. La confusione da cui trae origine la metafisica è la confusione fra descrizione ed espressione. L'espressione riguarda l'universo dei significati, delle emozioni, l'universo di tutto ciò che per noi ha un significato, una rilevanza assiologica, una rilevanza in termini di valori. Noi esprimiamo quelli che sono i nostri desideri, le nostre emozioni, le nostre convinzioni circa i valori delle cose. Ma l'espressione non è la descrizione, l'espressione non è la conoscenza, l'espressione passa attraverso il vivere, il comportarsi e per chi ha talento l'arte. Se noi confondiamo espressione e descrizione, generiamo quella sorta di ibrido mostruoso che è la metafisica. Se io dico il mondo è bello, cosa faccio? Produco un ibrido, una proposizione che nasce da un incrocio di due universi che non possono avere contaminazioni e contatti. Da una parte la forma della proposizione il mondo è appare una forma conoscitiva, soggetto è X e Y. Sembra una proposizione conoscitiva. Sembra che io stia parlando del mondo e dicendo qualche cosa di positivo sul mondo, cioè qualche cosa che riguarda la descrizione del mondo, in termini oggettivi. Ma in realtà non sto facendo niente di tutto questo, dicendo il mondo è bello, non sto parlando del mondo, non lo sto descrivendo, non sto evidenziando nessuna reale e autentica proprietà del mondo. Sto parlando di me, sto parlando di come io vivo, sento il mondo, sto parlando di come io desidero il mondo. Dire il mondo è bello è un po' come dire sì, lo voglio così com'è. Dire il mondo è brutto è un po' come dire non lo voglio così com'è, vorrei un altro mondo. Ma qui capite che l'ibrido sta proprio nell'incrociare l'universo, per così dire, dei desideri con l'universo della conoscenza. La conoscenza di per sé non può essere minimamente contaminata da elementi che riguardino il desiderio, altrimenti abbiamo quella forma distorta di pensiero che viene chiamata wishful thinking, il pensare contaminato, inquinato dal desiderio, il pensare che appunto non è più conoscenza nella misura in cui subentra il desiderio. La conoscenza non può che essere rigorosamente asettica, priva di connotazioni emotive. Su questo si appunteranno i francofortesi, denunciando in questa concezione della conoscenza la perfetta stupidità, vi ricorderete. Ma torniamo ai passi letti. L'espressione di tali sentimenti verso la vita può essere una cosa importante, ma il modo più appropriato per fare ciò è l'arte, la poesia lirica o la musica. Può essere. Beh, effettivamente i neopositivisti non si spingono a negare che l'universo dei significati, delle emozioni e dei desideri sia irrilevante. Qualcuno ha detto che per loro non era poi così importante, ma insomma bisognerebbe anche distinguere fra studioso e studioso. Schlick, uno dei maggiori esponenti del Circolo di Vienna, giunge ad affermare che i problemi che riguardano la vita e il significato della vita sono molto più importanti dei problemi scientifici. Forse altri non sono della sua idea, ma comunque i neopositivisti non negano che i problemi che riguardano la vita, il suo significato, quindi l'universo dei valori, dei significati, dei desideri, possano essere più importanti dei problemi della scienza. Una ragione in più per distinguere molto bene i due ambiti. E per quanto riguarda i problemi del significato, questi problemi, che possono essere importanti, devono trovare la forma espressiva adeguata. Ma la forma espressiva adeguata in cui noi possiamo esprimere il nostro modo di sentire e di volere il mondo non è la conoscenza, ma appunto l'arte, la poesia lirica o la musica. Certo, si potrebbe obiettare, ma non tutti possono essere artisti, ovviamente. E si potrebbe anche dire che nell'arte si esprime un'intuizione, come dire, totalizzante, che riguarda l'intera realtà, o comunque un'intuizione che vuole esulare dal vissuto del singolo per abbracciare, come dire, l'intera umanità. Ma non stiamo a sottilizzare troppo. Evidentemente qui è implicito, ovviamente, che chi ha la sfortuna di avere una potente intuizione del mondo, di vivere nei termini emotivi più forti il mondo e di non avere talento artistico, si trova un pochino svantaggiato e faticherà maggiormente ad esprimere
ciò che non può essere espresso se non, potremmo dire, nei termini di Wittgenstein con la vita o nei termini qui dei neopositivisti con l'arte. Ricorderete la famosa stroncatura di Carnap: i metafisici sono musicisti privi di talento musicale. I metafisici fanno qualche cosa, o meglio tentano di fare qualche cosa, parlare del valore del mondo in termini del tutto inadeguati, costruendo trattati in termini conoscitivi. Dovrebbero darsi all'arte, alla musica, ma forse perché privi di talento musicale, non potendo tentare la via dell'arte, tentano l'impossibile via della conoscenza. È pericoloso invece scegliere la forma linguistica di una teoria, in quanto viene simulato un contenuto teoretico dove non esiste affatto. Viene simulata una conoscenza dove non c'è affatto conoscenza. Per cui sembra che la metafisica sia una questione di conoscenza, una teoria. Non è affatto una teoria. Se un metafisico o un teologo vuole conservare... Ecco, perché teologo? Si parla di metafisici e teologi. La teologia è il tentativo di tradurre il discorso sul divino in termini di conoscenza, di sistematizzare razionalmente il discorso sul divino. In quanto tale cade nello stesso errore di fondo in cui cade la metafisica. Se un metafisico o un teologo vuole conservare l'usuale strumento linguistico, cioè vuole proprio usare le parole così come è abituato ad usarle, allora cosa deve fare? Deve rendersene conto e mettere in chiaro che egli sta dando non una descrizione, ma un'espressione, non una teoria, ma una poesia o un mito. Se proprio il metafisico non sa esprimersi in versi, intesi come versi poetici ovviamente, deve, e quindi non sa usare un altro linguaggio se non il linguaggio che per secoli i metafisici hanno usato, scrivendo trattati, scrivendo appunto opere di metafisica, ebbene dica, chiarisca che non sta parlando del mondo, non sta producendo conoscenze, ma sta producendo qualche cosa come una poesia, un mito, cioè qualche cosa che ha una valenza espressiva ma non conoscitiva. Lo dica, metta le cose in chiaro e poi scriva quello che vuole. Al limite, aggiungo io, potrebbe essere giustificata la scelta di un Sartre, il quale per esprimere la sua concezione intuizione metafisica sceglie, almeno in prima istanza, il romanzo filosofico. Beh, un romanzo filosofico, un romanzo metafisico potrebbe anche essere accettabile, dove però abbiamo un romanzo, ma se noi scegliamo il trattato, la forma stessa del trattato finisce per essere ingannevole, illusoria, perché appunto sembra voler suggerire l'idea che si abbia a che fare con una conoscenza del mondo, dove appunto non c'è proprio nessuna conoscenza del mondo. Se un mistico afferma di avere esperienze che sono al di sopra e al di là di ogni concetto, uno non può negare questo, ma il mistico non può parlare di esse, perché il parlare implica la concettualizzazione, eccetera, eccetera. Beh, sentite qui una forte eco wittgensteiniana: l'esperienza del mistico è l'esperienza dell'indicibile, dopodiché ciascuno può avere o può dire o pensare o credere di avere le esperienze che vuole. Di fatto però, a rigore, queste esperienze sono indicibili, appartengono all'universo del non dicibile, perché l'universo del dicibile, in quanto universo della scienza, riguarda il mondo e non mai il valore del mondo, che non è, che non appartiene al mondo, che non è un fatto del mondo. La concezione scientifica del mondo respinge la metafisica, vabbè, questo è il minimo che si possa dire, insomma. Ma come possiamo spiegarne l'esistenza? Ecco che qui subentra un discorso molto interessante. I neopositivisti non si limitano a stroncare la metafisica come discorso privo di significato, ma vogliono anche spiegarne la genesi. Come e perché è nata la metafisica? Come e perché la metafisica ha avuto una storia così solida, una tradizione così prestigiosa in fondo e così duratura? Questo problema può essere affrontato da diversi punti di vista: psicologico, sociologico, logico. L'indagine di tipo psicologico è ancora alle sue prime fasi. L'inizio di una più profonda spiegazione può forse essere vista nelle ricerche psicanalitiche di Freud. Beh, qui c'è un errore di concordanza, perché in realtà bisognerebbe dire l'inizio di una più profonda spiegazione può essere visto, insomma, comunque. O una più profonda spiegazione può essere vista, vabbè, comunque, non sottilizziamo su questo. Freud, il riferimento a Freud, che senso può avere? Beh, innanzitutto ci dice che per i neopositivisti la psicanalisi ha un suo statuto di scientificità. Se qui si parla della teoria di Freud come teoria che potrà forse spiegare la genesi della metafisica, evidentemente si dà alla psicanalisi
il rango e la dignità di teoria scientifica. Oggi si discute ancora molto se la psicanalisi sia o no scienza, insomma Popper non pensava che la psicanalisi fosse scienza, proprio perché secondo Popper il discorso psicanalitico non è falsificabile, cioè non esistono dei casi e delle osservazioni che in maniera netta e eclatante possano dimostrare Freud aveva torto. Partendo dalla psicanalisi si può giustificare tutto, no? Siccome la psicanalisi non è falsificabile, dunque non è un discorso scientifico. Ma lasciamo perdere la vexata questio, la psicanalisi è o non è scienza. Che senso ha questo riferimento alla psicanalisi? Possiamo avanzare qualche ipotesi. Probabilmente i neopositivisti intendono che la psicanalisi che scava nel profondo nell'inconscio, evidenziando quelli che sono i bisogni, le pulsioni più radicati nell'uomo e che risalgono alla prima infanzia, potrebbe un giorno mostrare che in fondo la metafisica corrisponde ad un bisogno fortissimo che è presente in ogni uomo, quel bisogno di rassicurazione, di sicurezza. Il bambino trova la rassicurazione e la sicurezza nei genitori, nel loro sapere. I genitori hanno sempre una risposta, i genitori rassicurano, eccetera. Ora l'adulto queste rassicurazioni non le può trovare altrettanto facilmente. Forse la metafisica potrebbe essere spiegata a partire da questo bisogno di rassicurazione che è sempre potente e forte nell'uomo, ma che può essere più facilmente, molto più facilmente soddisfatto nell'infanzia, quando c'è l'ambiente protettivo della famiglia e dei genitori, e invece può molto meno essere soddisfatto. Può essere molto meno soddisfatto nell'età adulta. Ecco, possiamo immaginare che forse Freud possa darci qualche delucidazione in questo senso. Lo stato dell'indagine, questa no, è una congettura che avanzo io, qui il riferimento non viene sviluppato dai neopositivisti. Lo stato dell'indagine sociologica è simile, possiamo menzionare la teoria della sovrastruttura ideologica, ma qui il campo rimane aperto ad un'ulteriore ricerca. Ecco che viene chiamato in gioco anche Marx, la teoria marxiana e marxista della sovrastruttura ideologica. Anche questo è interessante culturalmente parlando, perché ci testimonia del fatto che i neopositivisti concepiscono il marxismo, o perlomeno la teoria di Marx, come teoria scientifica sulla struttura della società da un punto di vista politico ed economico, e probabilmente anche dal punto di vista del processo storico. Peraltro molti neopositivisti da un punto di vista politico, lo dicevo prima, sono vicini al marxismo, ma questo ci interessa poco. Sapete bene che cos'è la teoria marxiana della sovrastruttura ideologica, in che cosa consiste? Secondo Marx, la filosofia in generale, soprattutto la metafisica, appartiene alla sovrastruttura ideologica, così come teologia, così come le concezioni giuridico, etico-politiche di un'epoca. Cos'è la sovrastruttura ideologica? È quella concezione distorta e rovesciata della realtà che si spiega a partire da una certa struttura economica e che è funzionale, al di là delle intenzioni di coloro che elaborano l'ideologia, è funzionale al mantenimento di un certo assetto sociale e politico. Quindi sapete bene, ricorderete bene la teoria marxiana della sovrastruttura ideologica. Ebbene, i neopositivisti affermano che forse Marx potrà spiegare, cioè voglio dire, la teoria marxiana con altri contributi futuri potranno dare importanti e significativi apporti alla spiegazione del perché è nata la metafisica. I neopositivisti non vogliono però ingerirsi nel discorso psicoanalitico e nel discorso sociologico ed economico, essi si limitano invece a dare una spiegazione che è più vicina ai loro interessi e alla loro formazione scientifica. Più avanzata è la chiarificazione delle origini logiche dell'aberrazione metafisica, specialmente attraverso le opere di Russell e Wittgenstein. Russell non l'abbiamo fatto, Wittgenstein sì. Nella teoria metafisica e perfino nella stessa forma dei problemi ci sono due errori logici fondamentali: un legame troppo stretto alla forma dei linguaggi tradizionali, da una parte, e il primo errore logico. Riassumo questo brano senza leggerlo analiticamente, ne riassumo il senso. Nel linguaggio, un'unica forma linguistica, il sostantivo, viene utilizzata per parlare di cose, oggetti, empiricamente osservabili, ma viene utilizzata anche, come dice il brano, per parlare di qualità, la durezza, processi, il sonno, relazioni, l'amicizia. Ora, questo che cosa determina? Determina la genesi di un possibile equivoco. Prendiamo Platone, qui esempio è abbastanza paradigmatico.
Platone ci parla dell'amicizia, parlando certo dell'amicizia fra gli uomini, ma anche dell'amicizia in sé per sé, come realtà in senso pieno, che esiste in una dimensione metaempirica, l'idea di amicizia, e quindi come realtà in senso pieno metafisico, in senso pieno metafisica, no? Ora, come è potuta nascere questa concezione metafisica? Beh, il linguaggio può essere all'origine di questa illusione metafisica, proprio perché nel linguaggio realtà di ordine diverso, le cose, i processi, le relazioni, le qualità, vengono, diciamo così, espresse attraverso la stessa forma linguistica del sostantivo. Questo potrebbe indurci a pensare che l'amicizia è una cosa come lo è il tavolo. Infatti sono due sostantivi, l'amicizia e il tavolo, solo che l'amicizia non la vedo camminare in giro per strada, l'amicizia evidentemente rimanda ad una realtà metaempirica, il tavolo invece è una realtà empirica. Ecco che la forma del linguaggio, per cui un'unica forma linguistica, il sostantivo, viene usata per esprimere realtà di ordine diverso, può farci illusoriamente pensare che in fondo, se il tavolo è una cosa, anche l'amicizia sarà. Il secondo fondamentale errore della metafisica consiste nell'idea che il pensiero possa portare ad una conoscenza fuori dalle sue proprie risorse, senza servirsi di alcun materiale empirico, che possa arrivare a nuovi contenuti per mezzo di un'inferenza a partire da determinati stati di cose. E qui il bersaglio polemico è, direi, quella tradizione di pensiero che viene di solito codificata con i termini di razionalismo. Pensate a Cartesio, Leibniz, Spinoza. Ma ancor prima pensate per esempio a Platone di nuovo. Un'altra fonte dell'errore metafisico è questa: credere che il pensiero da solo, la ragione di per sé stessa e da se stessa, possa generare conoscenze. Conoscenze che possiamo chiamare principi primi, assiomi, idee innate. Principi che non sono dedotti dall'esperienza, non derivano dall'esperienza, ma in qualche misura la ragione questi principi li trae da sé stessa. Esistono in maniera latente, in qualche forma implicita nella ragione dell'uomo, e a un certo punto vengono alla luce. La ragione da se stessa partorisce queste conoscenze, queste verità che si riferiscono al mondo. Ebbene, anche questa concezione è del tutto inaccettabile per i neopositivisti. Ogni discorso che parli del mondo non può essere un discorso che si fonda sulla pura ragione, non può essere, nessuna verità di carattere scientifico può essere generata dal puro pensiero o dalla sola ragione. Ogni verità nasce e ha una correlazione ben precisa sul fondamento dei fatti, o perlomeno deve avere una correlazione puntuale con i fatti. Nessuna, certo, le ipotesi scientifiche nascono nella mente dello scienziato. Però queste ipotesi sono valide non perché nate nella mente dello scienziato, perché partorite dalla ragione dello scienziato, perché poi devono essere messe alla prova dei fatti. Se qualcuno affermasse: io affermo questa verità come assolutamente certa, pensate a Cartesio, se qualcuno affermasse: ma questa proposizione è vera perché la ragione mi mostra indubitabilmente che, non so io, la materia è estensione, Cartesio, no? E quindi non ho bisogno poi di andare a verificare empiricamente se esista o non esista il vuoto, vedi Cartesio, perché la mia ragione mi mostra in tutta evidenza, con tutta certezza, che laddove vi è spazio lì vi è materia, quindi la materia resta extensa, la materia è costitutivamente spazio. Ebbene, questo discorso per i neopositivisti non è privo di senso, è privo di significato. Ogni discorso sul mondo non può fondarsi sul puro pensiero, sulla pura ragione, deve ovviamente fondarsi sul riscontro empirico. In tal modo l'analisi logica vince non solo la metafisica nel senso proprio e classico della parola, specialmente la metafisica scolastica e quella dei sistemi dell'idealismo tedesco. Già, chiaro, non ho citato Hegel, ma quando i neopositivisti dicono che non è possibile costruire una metafisica a partire dal puro pensiero, beh, qui chiaramente Hegel è un richiamo importante. Hegel pensava che addirittura l'intero sistema della verità fosse un sistema che restituisce l'automovimento del puro pensiero, e che quindi la filosofia restituisce dialetticamente, il discorso filosofico restituisce dialetticamente il movimento dialettico del puro pensiero, come movimento logico che è la trama stessa della realtà. Tutto questo per i neopositivisti è il massimo dell'insensatezza. Quindi questo discorso, affermano i neopositivisti, batte in breccia non solo la metafisica vecchio stampo, quella scolastica o quella
dell'idealismo tedesco, ma anche la criptometafisica di Kant, dell'apriorismo kantiano. Ah, anche Kant è definito un criptometafisico, cioè un metafisico che apparentemente non lo è. Infatti criptometafisico vuol dire un metafisico che non sembrerebbe esserlo. Cripto vuol dire nascosto, però anche in Kant c'è una metafisica nascosta, sì, proprio in Kant, in quel Kant che si era affannato appunto e aveva con tanta energia affermato la necessità di superare la metafisica dogmatica, di porre definitivamente, di considerare come esperienza chiusa dal punto di vista intellettuale quello della metafisica dogmatica. È proprio quel Kant antimetafisico è invece un cripto metafisico. Perché? Perché afferma l'esistenza di giudizi sintetici a priori, cioè di giudizi quali, in quanto sintetici, ampliano la conoscenza, parlano della realtà e quindi sono giudizi che parlano del mondo, sono discorsi sul mondo, in quanto a priori sono giudizi universali e necessari. Il famoso giudizio sintetico a priori, che per Kant è fondamento della scientificità di matematica e fisica. Per i neopositivisti il giudizio sintetico a priori è inaccettabile. Per i neopositivisti, detto nei termini più semplici, ogni giudizio, se è sintetico, deve essere a posteriori, se è analitico deve essere a priori. Quindi non esiste questa terza regione che Kant pensava di avere individuato come fondazione della scientificità di matematica e fisica. I giudizi sintetici non possono essere a priori, sono solo a posteriori. Così come i giudizi analitici sono solo a priori. Vale a dire che se un giudizio parla del mondo, cioè è sintetico, esso non può che avere un fondamento nell'esperienza, non può essere considerato universale e necessario. Nessun discorso che parli del mondo può essere considerato universale e necessario. E neanche quando i neopositivisti parlavano, i positivisti, diciamo, nella prima fase della loro riflessione, di criterio di verificabilità, in fondo davano al criterio di verificabilità il senso forte di una verifica ultima di una legge assunta come a priori, cioè come universale necessaria. Per i non positivisti la scienza è sempre, per così dire, un discorso aperto, un discorso che non può giungere alla priori. Se è scienza che parla del mondo, esiste anche un'altra scienza. Una scienza che è a priori universale e necessaria, ma quella scienza non parla del mondo, è analitica, è della matematica, la logica è la matematica, il discorso logico-matematico. Questo discorso sì che è a priori, ma è analitico. Qui vedete una riproposizione quasi pari pari della concezione di David Hume, il quale David Hume diceva a suo tempo: se una conoscenza riguarda i fatti, riguarda questioni di fatti, non può essere né universale né necessaria. Se riguarda invece relazioni fra idee, cioè la conoscenza logico-matematica, essa è universale e necessaria, ma appunto riguarda relazioni fra idee, non fatti, non il mondo. È una costruzione logica, che però di per sé non mi dice nulla sul mondo. Io conosco tutti i teoremi che conosco sul triangolo, ma non so se nel mondo esista poi un ente che possa essere paragonabile al triangolo. La geometria costruisce tanti spazi possibili, quello euclideo, gli spazi non euclidei, quella di Riemann, di Lobachevsky, eccetera. Ma com'è poi lo spazio fisico? La geometria non me lo dice, devo andare a vedere con l'esperienza com'è lo spazio fisico. In altre parole, il sintetico a priori non esiste. Un discorso che è scientifico lo è sempre in riferimento costante con l'esperienza e quindi non può mai attingere a quel famoso a priori che secondo Kant era l'elemento stesso della scienza. Qui viene negato il fondamento stesso del kantismo. Per Kant una scienza che non possa raggiungere l'a priori non è neanche una scienza. Una scienza che non sia universale e necessaria, cioè che non possa giungere o che non possa partire da principi universali e necessari, non è neanche una scienza. Non può meritare il titolo di scienza. Per i neopositivisti no. Le scienze si dividono in due grandi categorie, o meglio, quelle che riguardano il mondo, sono sintetiche a posteriori, e quelle che riguardano appunto l'ordine logico e le strutture matematiche sono analitiche a priori. Quindi, come vedete, anche Kant, e questo riferimento a Kant è importante perché in questi medesimi anni la dottrina di Kant non era certo morta e sepolta, già da decenni operava una importante scuola neocantiana,
con la quale i neopositivisti si confrontano in termini ovviamente polemici. La concezione scientifica del mondo non riconosce nessuna conoscenza incondizionatamente valida derivata dalla pura ragione, nessun giudizio sintetico a priori del tipo di quelli che stanno alla base dell'epistemologia kantiana e di tutta l'ontologia e la metafisica pre e post kantiana. I giudizi dell'aritmetica, della geometria e certi fondamentali principi della fisica che Kant prese come esempi della conferma a priori saranno discussi più avanti, ma non sono sintetici a priori. Addirittura i neopositivisti si spingono a dire: è precisamente nel rifiuto della possibilità di una conoscenza sintetica a priori che consiste la tesi fondamentale dell'empirismo moderno, cioè del neopositivismo o empirismo logico o neoempirismo che dir si voglia. Cioè la tesi fondante che qualifica l'empirismo moderno contro correnti di pensiero che apparentemente sono vicine o che si occupano della medesima problematica o che hanno comunque una sensibilità simile a quella del neoempirismo, ecco, la tesi fondante e caratterizzante è proprio questa, la negazione del sintetico a priori. A mero titolo di curiosità, terminato, esaurito l'argomento, ma visto che resta solo un po' di tempo, bisogna dire che le critiche popperiane al neopositivismo non demolirono totalmente l'edificio neopositivistico. Per esempio il criterio di falsificabilità, questo lo dico a mero titolo di curiosità, fu contestato dai neopositivisti anche in maniera molto acuta e intelligente. Per esempio si disse: ma se fosse vero il criterio di falsificabilità di Popper, dovrebbero esistere proposizioni che noi assumiamo come scientifiche che per Popper non lo sarebbero. In poche parole, esistono proposizioni che non si vede perché non debbano essere scientifiche, che non sono falsificabili. Se io dico esiste almeno un unicorno nell'universo, ebbene questa proposizione non è falsificabile, perché se dico esiste almeno un unicorno, io devo andare ad osservare tutte le infinite forme di esseri viventi, ma siccome non arriverò mai ad osservarle tutte, come posso escludere a priori che esista l'unicorno? Non lo posso. Questa proposizione, che chiaramente è scientifica, esiste almeno un unicorno, non è falsificabile, quindi anche Popper con il suo criterio di falsificabilità in fondo non ci ha dato un vero e rigoroso selettore fra scienza e